Ciao a tutti, sono tornata con un altro video. Ebbene sì, come avrete già letto dal titolo, vi mostrerò alcune cose, le ultime cose che ho comprato in saldo. E poi vi mostrerò delle cosine che ho comprato al mercato, visto che ho fatto un giro con mia mamma, ho trovato due cose carine, ne ho approfittato. E poi delle cose che ho preso in negozio dai miei genitori. Allora, vi mostro questo qui, che è quello più difficile da mostrare. Questo cappotto color vinaccia, rosso bordeaux, non saprei, con il collo fatto così e dentro tutto pieno di pellicetta. Ha le tasche laterali, la cerniera, in fondo nella vita aveva una cinta di pelle. Diciamo che questo montoncino qui fatto così l'ho pagato solamente 20 euro e ne veniva 60 se non sbaglio, se non ricordo male l'ho già indossato due o tre volte, giusto, ecco. Per approfittarne prima che arrivasse appunto il caldo, ora metterò dei cappottini più leggeri, però ecco, volevo approfittarne, poi comunque me lo ritroverò molto comodo, molto utile il prossimo anno, cioè l'inverno prossimo. E quindi l'ho pagato 20 euro, ho trovato la mia taglia, l'XL, e vi giuro che appena l'ho trovato ho detto, cioè tipo, mi sono sentita come se ho fatto l'affare del secolo, perché trovare un cappotto che veniva 60 euro, che comunque è un costo non elevato, però comunque c'è il suo costo. A 20 euro della tua taglia è tipo quando esci che hai fatto l'acquisto del secolo, quindi ero veramente troppo troppo contenta. Poi da Calliope ho comprato questo leggings nero, così fatto a righe, semplicissimo, niente di che. Uno in più di leggings non fa mai male. Veniva 12,99 euro e l'ho pagato 3,99 euro, quindi per 4 euro ne ho approfittato. Se si mette, diciamo che c'è un po', ecco, la riga in un certo senso trasparente, ma poi un vedo non vedo, quindi va più che bene. Poi da Pinky ho comprato questo giubbettino, aia. Ho comprato questo, no niente, stavo guardando se c'era un difetto, ma no. Ho comprato questo giubbettino di pelle, color cuoio, marroncino, ora non saprei come definirlo. Fatto così, con tutte queste cerniere, veramente bello, mi piace tantissimo. Poi di questo colore non ce l'avevo, ce l'avevo solo nero, classico giubbettino di pelle. Veniva 40 euro, pagato 17 euro. E quindi niente, anche qui mi sono sentita che ho fatto tipo l'affare del secolo e mi sono detto ho fatto bene a prenderlo. Ok, queste sono le cose che ho comprato in negozio, le ultime. Adesso naturalmente è arrivata tutta la stagione nuova, così via, e vedrò se tornarci a comprare qualcosina. Io diciamo che i negozi dove compro di più sono Pinky e Calliope e qualcosina a Terranova, e poi dipende in giro sparsi, quando trovo magari la super offerta tipo questi sono di Pinky, sono veramente comodi. Poi cosa ho comprato? Al mercato ho comprato per soli 10 euro questo pantalone a scacchettini un po' a vita alta con quei passanti, aveva anche la cintina nera ma l'ho levata naturalmente perché non mi piaceva. E dovrebbe essere taglia unica, se non sbaglio. Sì, taglia unica. No, aspettate, non mi ricordo. No, è una doppia XL, però ho preferito prendere una taglia più grande perché è un leggings e poi diciamo è schiantato, come vedete, i fianchi. Avevo paura che non calzava abbastanza, quindi mi sono detta e prendo una taglia in più, comunque mi va perché dopo l'ho provata a casa. E l'ho pagato 10 euro. Alla fine, tipo un pantalone leggings, non saprei come definirlo. Di cotone, molto morbido. Cioè, ci sto veramente comoda ed è veramente carino. E giù scende stretto, skinny. Poi, sempre al mercato, ho comprato questo foularino a 3 euro. Eccolo. Fatto così. Base rosa, che lo posso mettere nella borsa come accessorio, lo posso mettere in testa come fiocco e lo posso mettere nel collo appunto come foularino corto ed è veramente carino. La fantasia è questa, rosa antico beige con la fantasia
Leopardata sul nero con tutti questi ghirigori fatto così. Poi, credo di avervi mostrato tutte le cose che ho preso nei negozi di mercato, ora vi mostro le cose che ho preso dai miei. Allora, da me ho preso questo reggiseno, cioè guardate che carino, fatto così, nero tutto di pizzo con la parte sotto in pizzo e in mezzo questo charms a corona, si vedrà mai, non lo so, fatto così. Questo qui con i fiocchetti qua nelle bretelline ed è veramente troppo carino. Poi ho preso, tanto loro vendono intimo, calzetti, cose così, quindi ne ho approfittato. Poi ho preso questo calzetto qua. Aspettate che levo, così si vede meglio. Poi ho preso questo calzetto nero qui. Con la rosellina, guardate che carino, veramente adorabile. Poi a me le rose piacciono tantissimo, quindi apposta l'ho voluto prendere con le rose. C'era anche una rosa più piccola e con il colibrì, però a me sinceramente piaceva la rosa, quindi ho preso la rosa, ne ho approfittato. Poi ho preso questo calzettino qua, aspettate che lo apro così ve lo mostro meglio. Questo calzettino qui, sempre quelli corti, che è un po' trasparente in un certo senso con tutto questo effetto lustrini, stelline, effetto notte, molto carino. Mi piace, semplice da mettere magari con una scarpa più elegantina il sabato sera, perché no? Poi ho preso questo calzetto qui, che è nero, semplicissimo, con i fiocchetti dietro fatti così, e c'erano diverse fantasie, c'era con i fiori, con i cuori, diversi. Io ho preso queste qui con questo scacchettino qua, perché ho diverse maglie fatte così. Calzettino semplicissimo. Poi, ho preso un po' di intimo. Degli slip, ma sinceramente non è molto interessante. Semplicissimo slip di tutti questi colori qua. Sto levando l'etichetta, cioè non è niente. Questi qua che mi servono, insomma, i classici slip, quelli di cotone, che mi servono per quando magari vado a camminare, fare sport, che magari metto il leggings e poi ecco un intimo più coprente, più comodo, ecco tutto qua. E niente, questi erano i miei pochi acquisti, non erano tante cose, c'erano ecco appunto una cosa comprata da Pinky, due cose comprate da Calliope, poi altre cose in giro. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto come sempre e vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video. Un bacione grande grande e ciao ciao al prossimo video. Ciao!